Ciao a tutti da streamardo.com, quest'oggi andiamo a fare un breve unboxing della nuova Asus GTX 1080 Strix. Come possiamo vedere nella parte frontale della confezione abbiamo l'immagine del prodotto, il nome della scheda e alcune tecnologie supportate, tra cui DirectX 12. Abbiamo che il sistema di illuminazione LED di questa scheda è dotata di tecnologia RGB e inoltre questa scheda è certificata per la realtà virtuale. Nella parte invece posteriore della confezione troviamo alcune didascalie che ci spiegano meglio comunque le caratteristiche della scheda. Inoltre abbiamo delle specifiche generiche, tra cui viene indicata che la scheda è dotata di 8 GB di RAM GDDR5X. Abbiamo le uscite video che sono due DisplayPort, due HDMI e una DVI. E inoltre ci viene indicato che la scheda è dotata di 3 anni di garanzia. Andiamo ad aprire la confezione. E al suo interno troviamo allora prima di tutto il bundle, gli accessori che sono questi qui. Allora abbiamo un manuale di installazione rapida, un tagliandino per un codice sconto su un gioco, due fascette in velcro, un adattatore di alimentazione 2-6 pin a 8 pin e il CD driver. Inoltre, oltre al bundle, dentro la confezione troviamo ovviamente la scheda. Eccola qui. Che co come possiamo vedere è di generose dimensioni. Inoltre ha un design leggermente diverso rispetto alle ultime Asus. Infatti, come possiamo vedere, non ci sono heat pipes che escono al di fuori della scocca. Allora, la scheda misura esattamente 30 cm in lunghezza, 13,5 per quanto riguarda l'altezza e 4 cm per quanto riguarda la profondità. Inoltre abbiamo una scocca completamente in metallo, tre ventole dotate di un design particolare proprietario di Asus che secondo la casa dovrebbe ridurre comunque le turbulenze e quindi anche il relativo rumore. Sono dotate sul rotore centrale di due loghi ROG e un logo Asus e queste ventole vanno a raffreddare la parte inferiore che è costituita da un radiatore di alluminio con relative heat pipes in rame. Nella parte superiore invece cosa troviamo? Allora troviamo il logo ROG che si illuminerà in base al colore preimpostato nel software in quanto RGB, il logo Strix, radiatore in alluminio con relativa lamelle, poi abbiamo la parte di alimentazione che è costituita da due connettori, uno da 6 pin e uno da 8 pin con relativi LED di funzionamento. Se sono bianchi significa che l'alimentazione è corretta, se sono rossi invece c'è qualche problema di alimentazione. Poi abbiamo due connettori per mettere più schede in parallelo fino a un massimo di 4. Nella parte posteriore invece notiamo il bellissimo backplate in alluminio spazzolato di colore nero, il logo ROG che si illuminerà in base al colore preimpostato nel software in quanto RGB. Abbiamo una piccola sezione dove fare le misurazioni dei voltaggi. Qui possiamo vedere benissimo le fasi di alimentazione della GPU. Abbiamo quattro viti che tengono tutto insieme e una di queste viti è dotata di un bollino di garanzia, quindi non possiamo diciamo, disassemblare la scheda e montare un water block o cambiare semplicemente la pasta termica senza perdere la garanzia di 3 anni. Abbiamo il connettore PCI Express 3.0 e inoltre vediamo meglio anche in questo caso i connettori SLI. Poi nella parte inferiore invece notiamo sempre radiatore in lamelle d'alluminio, il connettore PCI Express e null'altro. Mentre nella parte posteriore troviamo oltre ai connettori per i LED e per le ventole, troviamo anche altri due connettori 4 pin che servono per connettere altre due ventole supplementari che saranno controllate dal sistema software stesso della scheda video, quindi varieranno il loro regime di rotazione in base alla temperatura della scheda video. Come uscite video invece che cosa abbiamo? Abbiamo due HDMI, tra cui una certificata per la realtà virtuale,
e due DisplayPort, una e infine una DVI. Inoltre notiamo che il PCB della scheda video è fuori standard, 2 cm più alto rispetto allo standard, quindi prestiamo particolare attenzione se questo tipo di scheda entra all'interno del nostro computer prima di fare l'acquisto. Per quanto riguarda la scheda, per specifiche tecniche, questa scheda è di ultima generazione per quanto riguarda Nvidia, infatti arriva con architettura Pascal, ha 2560 CUDA cores e una frequenza particolarmente elevata rispetto alle ultime generazioni. Abbiamo due modalità di funzionamento, OC Mode e Gaming Mode. La Gaming Mode, che sarebbe quella standard, abbiamo un base clock di 1759 MHz e un boost clock di 1898. Mentre se switchiamo nel software la scheda in modalità OC, quindi overclock, abbiamo un base clock di 1784 MHz e un boost clock di addirittura 1936 MHz. Quindi siamo sicuri che nei nostri test sulla recensione scritta in overclock supereremo sicuramente i 2000 MHz. Inoltre abbiamo già detto che è dotata di 8 GB di memoria GDDR5X e inoltre il TDP della scheda è attestato sui 300 W, quindi prestiamo particolarmente attenzione se il nostro alimentatore è in grado di supportarla. Quindi per questo video unboxing è davvero tutto. E vi rimandiamo ai prossimi video che usciranno sul nostro canale, quindi dallo staff di Steamhard un saluto e al prossimo video. Ciao!